Di nuovo in diretta con Mattina 9, lo avevamo annunciato, adesso parliamo di gusto, della preparazione di un gelato artigianale che sta facendo Proseliti già da alcuni anni a Milano e che apre un nuovo punto qui a Napoli. In realtà è aperto da settembre, da pochissimi mesi, e ne vogliamo parlare diciamo da un punto di vista imprenditoriale, da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista medico. Intanto saluto il mio ospite e poi do subito la linea agli altri due reparti di questo intervento importante. Il mio ospite è Davide Martino, che è imprenditore. Salve, buongiorno. Salve. Buongiorno Davide, di questo marchio importante che è stato aperto a Napoli soltanto da un paio di mesi. Recentemente con San Gennaro abbiamo deciso di inaugurare sotto l'egida, insomma, del nostro patrono. Perfetto, e poi vado subito a salutare la mia Mariù, che dalla cucina ci parlerà in maniera più dettagliata, più tecnica, della preparazione in diretta. Sì, eccoci qua, noi siamo già qui pronti. Claudio, buongiorno al pubblico di Mattina 9, ma soprattutto buongiorno a Maurizio Paoloni, maestro gelatiere. E chi ci farà vedere come si prepara un gelato. Però noi vogliamo capire ovviamente anche quali sono i benefici del gelato, e quindi questo poi ce lo dirà il nostro esperto Espedito Pistone con la nutrizionista. Andiamo a salutare. Ecco, buongiorno anche da parte mia. La parte bella, quella dei benefici del gelato, ovviamente non ve ne parlerò io, non ne sarei capace, ma la nostra nutrizionista è tornata a trovarci, la dottoressa Valentina Tranchese. Buongiorno, buongiorno dottoressa. Buongiorno. Il gelato fa bene? Fa bene. Fa bene. Si è scelto bene. Aspettate, allora, ridò la parola a Claudio. Grazie Spedito. E allora Davide, insomma sei giovane, quindi stamattina ci diamo del tu. Il brand Artico. Sì. Che cosa ti ha spinto, insomma, a scommettere su questo marchio, ad aprire un negozio qui a Napoli, e insomma come si struttura proprio la tua attività imprenditoriale qui? Sì, allora l'idea nasce dalla passione per il cibo, essenzialmente, per cui volevo trovare un'alternativa al mio lavoro. Io sono un avvocato e avevo necessità, insomma, di trovare qualche cosa che cercasse di svelare la mia passione per il cibo. Una trasferta fortunata a Milano del Napoli di 2 anni fa, un bel 4-0 a San Siro, mi portò a scoprire questa gelateria Artico a Milano, di proprietà di alcuni miei cari amici napoletani che vivono oramai a Milano da parecchio tempo, e mi fecero scoprire tutto il loro mondo, e soprattutto mi fecero capire come c'è questa riscoperta della tradizionalità del gelato, del vecchio metodo di fare il gelato. Perché il gelato nasce al nord. Comunque. Perché il gelato fondamentalmente nasce in Piemonte e poi è stato importato in Lombardia. Noi che abbiamo una tradizione culinaria all'avanguardia su tutto, pecchiamo ancora un poco sul gelato, quindi abbiamo deciso di importare questo nuovo vecchio metodo di lavorazione del gelato. E loro mi fecero scoprire, insomma, come hanno deciso di riprendere la vecchia tradizione, dividendo la preparazione del gelato come si faceva nel 50, nel 60, con i 3 macchinari distinti e separati, una produzione fatta al momento in loco e una mantecazione che avviene proprio nel giro di 7 minuti, per cui se un gusto finisce il cliente può attendere soltanto 7 minuti e ha la possibilità di provare il gelato appena fatto. Io col tuo ausilio continuerei a parlare, insomma, un po' della preparazione, della tecnica qui della mantecazione, ma proprio della preparazione di questo gelato in diretta, restituendo un attimo la linea a Mariù e andandola un po' a conoscere dal vivo, cioè toccando con mano quali sono i materiali che si utilizzano, in che modo viene realizzato questo gelato così particolare. Mariù. Eh sì, grazie Claudio. Come viene realizzato questo gelato ce lo dice il maestro gelatiere Maurizio Paoloni. Innanzitutto volevo chiedere, maestro, come si prepara un gelato? Come è poi nata questa passione per questo mestiere? La passione nasce da 40 anni, 40 anni che faccio questo mestiere. Nasce perché in famiglia, già per tradizione, abbiamo i genitori che facevano questo lavoro, e quindi l'abbiamo praticamente continuato. Di famiglia, quindi, che è continuata poi negli anni. Esatto, quindi abbiamo coniugato
vecchio metodo di lavoro, sì? Quindi la vecchia ricettazione con i nuovi strumenti di lavoro che oggi abbiamo a disposizione. Avete nuovi strumenti di lavoro, c'è sempre ovviamente bisogna, c'è sempre quel binomio, no? Se scegliere, ecco, minimamente la classica coppetta per mantenere quel momento razionale, un po' di self-control, oppure ecco scegliere poi il cono per osare, quindi abbondare poi con i vari gusti. Perché tanti sono i gusti ovviamente scelti, ma la novità che qui oggi vogliamo dare al pubblico di Mattina 9 è la realizzazione di un gelato live. Che vuol dire un gelato live? Che poi dobbiamo vedere come si fa, però maestro. Il problema è che da un punto di vista della tecnica e quindi dobbiamo delle spiegarla. Preparazioni bisogna spiegarla. Dai, spieghiamo. Allora, da un punto di vista tecnico, noi cerchiamo comunque di lavorare questo prodotto nel momento in cui questo prodotto viene richiesto, sì, al banco. Quindi non lavoriamo in scorte, il nostro gelato non ha una produzione fatta per essere stoccata, quindi i nostri frigoriferi, le nostre celle sono praticamente vuote. Quindi gelato si realizzato produce al momento. Momento. Quindi abbiamo un laboratorio, tutti i nostri laboratori sono a vista, sì, e quindi il fatto di essere a vista permette a tutti i clienti, comunque in qualsiasi momento, di vedere come viene realizzato il prodotto, quindi passaggio dalla miscela, la realizzazione del gusto, la mantecazione, la preparazione proprio delle varie finiture e poi il fatto di portarlo direttamente sul banco. E qui abbiamo visto ovviamente un po' di portato, una parte delle vostre, sì, realizzazioni. Abbiamo portato alcuni prodotti che di solito vengono realizzati all'interno del laboratorio, che magari a vista, sì, si fa fatica perché sono preparazioni abbastanza lunghe, però per far vedere come il gelato viene proposto oggi in maniera diversa, sì, rispetto questo, a quelli di maestro, anni. Questo è quindi il gelato live che viene proposto alla... Anche questo viene preparato praticamente nel momento in cui vi è bisogno, le torte semifredde ovviamente vengono preparate prima, sì, perché vengono poi messe, e il gelato che viene messo in vetrina, quindi i 24 gusti che stanno in Artico Napoli o i 32 che stanno a Milano, vengono prodotti sempre e soltanto quando vi è bisogno. Quindi non lavoriamo in scorte, noi abbiamo una preparazione continua e il gelatiere che produce, uh-huh, sta in laboratorio per tutto il periodo della giornata. Quindi la lavorazione comunque è una lavorazione continua, costante, non ci si, esatto, ferma un attimo. Esatto, è una produzione continua. È importante, maestro, scegliere, ecco, le materie prime che siano di buona qualità per la riuscita di un gelato, ecco, eccellente. Assolutamente. Scontato ripetere che un buon gelato artigianale italiano ha bisogno di ottimi prodotti. Non diamo indicazioni sulla ricerca del prodotto, cerchiamo di trovarli sul territorio e quindi ovviamente in Artico Napoli il latte, la panna, la ricotta, perché facciamo gelati un po' particolari, la mozzarella di bufala ovviamente vengono proprio ricercati sul territorio e prodotti. Anche noi a Milano ci forniamo proprio da qui, in loco. Esatto, quindi diciamo che Napoli diventa ecco, momento di alta eccellenza per reperire i prodotti, gli ingredienti di prima qualità. Però ovviamente la domanda è sempre la stessa, maestro. Perché c'è tanti gusti ovviamente che piacciono, soprattutto il cioccolato, la panna, il cacao, c'è sempre la titubanza. Ma questo gelato fa bene? Ci sono effettivamente dei benefici? Possiamo darlo ai bambini? Quindi quale preferire, quale magari gusto preferire, quindi noi lo chiediamo in questo momento alla nutrizionista che si trova lì, sì, proprio con Espirito Pistone, quindi chiediamolo a lei e scopriamolo insieme. Eccoci qua, dottoressa Tranchese, lei ha dato conforto alla mia coscienza, il gelato fa bene, non bisogna abusare, naturalmente, specie alla mia età, ma un soprattutto dolce. È un dolce, ecco, perché fa bene il gelato? Va bene perché soprattutto se è di qualità, come dicevano prima, può fornire degli elementi importanti per la nostra alimentazione, quali proteine ad alto valore biologico, insomma come si diceva, l'importanza delle materie prime nella preparazione, soprattutto artigianale, del gelato ci garantisce poi quello che è il prodotto finale. Quando invece viene scelto un prodotto che ha insomma delle materie prime di dubbia validità nutrizionale, lì dobbiamo stare un pochino attenti perché siamo spesso abituati a valutare l'apporto calorico degli alimenti ma non l'aspetto nutrizionale e spesso le calorie vanno scavalcate quando poi l'apporto nutrizionale è consistente, quindi latte, uova, panna che da un lato possono andare bene perché insomma ripeto hanno proprietà nutrizionali importanti, dall'altro lato possiamo scavalcare quello che è il nostro fabbisogno giornaliero, per esempio di lipidi.
Quindi per ci questo sono dice... dei gusti particolari da scegliere, alcuni migliori di altri da un punto di vista nutrizionale? Se parliamo di quello artigianale, sicuramente scegliere un gelato alla frutta con frutta vera rispetto a quelle con le creme, però essendo comunque un alimento che va scelto una tantum, io consiglio di prendere quello che più ci piace guardando comunque l'etichetta e gli ingredienti. Allora Claudio, gelato alla frutta se è possibile, ma comunque scegliamo quello che ci piace. Intanto Esperito, grazie per questa notizia, io sono felicissimo che qua siamo sempre attenti comunque alla dieta, ci alleniamo, mangiamo bene, scoprire che in qualche modo il gelato possa dare dei benefici anche al nostro corpo è veramente una rivelazione. Davide, insomma, tanti stiamo parlando di gelati veramente a tutti i livelli, io me li sono segnati perché sono dei gusti molto particolari che voi preparate attraverso il vostro brand, che è crema di carote con mandorle e pistacchi, crema di mascarpone e zenzero fresco, crema di ricotta di bufala, insomma gusti veramente per tutti i palati. Però ti chiederei, tu che sei a Napoli, sei napoletano, però a questo punto porti con te la tradizione nordica, quali sono i gusti reali che si incrociano con quelli dei napoletani? Noi portiamo la tradizione nordica, ma ovviamente l'abbiniamo a Napoli, alla territorialità, perché il nostro brand poggia su tre elementi principali, cioè il live, il gelato fatto al momento, la stagionalità del prodotto e la territorialità. Per cui la ricotta di bufala è l'elemento cardine, ma se ci agganciamo alle parole della nutrizionista prima, noi abbiamo dei gelati a frutta, ultimamente abbiamo messo sul mercato il gelato a melannurca che ha avuto un successo incredibile e il napoletano lo prova e dice ma questo è melannurca. Peraltro la melannurca fa benissimo, e infatti riusciamo ad abbinare entrambe le esigenze, da una parte il gusto, dall'altra l'aspetto nutrizionale della frutta, per cui anche i bambini sono invogliati a provare questi gelati a frutta. Cercando sempre di non abusarne, credo, almeno. Ma il discorso, almeno per quello che mi hanno insegnato, per quello che ho percepito, insomma, in questi mesi di studio del gelato, anche grazie all'ausilio del maestro Poloni, il nostro gelato essenzialmente è fatto con quantità minime di panna, di burri, di latte, di grassi, insomma, saturi. Quindi non dico che è un gelato che fa bene, ma è un gelato che deve essere mangiato, deve essere provato e deve essere gustato. Ed è il motivo per cui ho deciso di portarlo a Napoli insieme agli altri miei soci che hanno voluto rischiare di investire con me. Nel senso che oltre alla preparazione, oltre alla qualità del prodotto, quando l'abbiamo provato abbiamo capito, no, questo è un prodotto che deve essere portato a Napoli, lo dobbiamo far provare ai nostri concittadini. Peraltro adesso si avvicina il Natale, quindi magari affianchiamo al panettone anche un bel gelato sicuramente artico. Sicuramente, perché ovviamente andando incontro alla stagione invernale abbiamo studiato e valutato delle alternative al classico cono gelato, alla classica coppetta gelato. Artico ci è venuto incontro sotto questo punto di vista e ci ha prospettato questo nuovo metodo di preparazione del panettone gelato. Loro sono i maestri del panettone, del classico panettone artigianale milanese, però il gelato richiede una conservazione particolare, certo, per cui deve stare in freezer. Che cosa ha studiato Artico in questo senso? Un panettone con il gelato messo artigianale, ovviamente messo immediatamente nel freezer dopo essere stato preparato, viene venduto così al cliente che lo ripone nel freezer, quando lo vuole consumare lo metterà in forno in base alla temperatura 10-15 minuti e poi lo servirà a caldo con il contrasto del gelato freddo. Tanto lo stiamo guardando. Un'ultimissima curiosità, prego. Che riscontro stai avendo da un punto di vista proprio imprenditoriale tuo corso? Il brand Artico al Vomero già ha avuto un riscontro positivo, al Vomero perché noi abbiamo aperto nei pressi di Piazza Medaglie d'Oro, a Via Ruppolo con precisione, ha avuto un riscontro positivo e la soddisfazione maggiore è vedere clienti che ritornano anche se non sono della zona, quindi con la macchina vengono di proposito proprio per provare il nostro gelato. Su tutti, quello che va per la maggiore ed è il motivo per cui io ho deciso di investire, perché mi ha fatto innamorare il pistacchio salato, che per me è un'eccellenza sotto tutti i punti di vista, e in quel caso valorizziamo la Sicilia essenzialmente con i pistacchi di Bronte e il metodo di lavorazione che abbiamo importato da Milano, quindi il riscontro è decisamente positivo. Ovviamente abbiamo aperto in un periodo dell'anno che non è felice magari per le gelaterie, ma abbiamo voluto rischiare lo stesso perché siamo convinti del nostro prodotto.
Grazie allora a Davide Martino per il suo intervento, lo ricordiamo, grazie, imprenditore qui a Napoli del brand Artico, e adesso io restituisco la linea a Espedito, che continuerà a dirci delle cose molto interessanti in merito proprio alla salute legata al gelato. Io devo soltanto salutare la dottoressa Tranchese prima di dare la linea a Mariù. Semplicemente, lei nelle sue diete ai suoi clienti mette il gelato? Sì. Perfetto. Grazie non per sempre, essere. Però sì. Però sì. Grazie per essere stati con noi, Mariù. Grazie, grazie alla nutrizionista, grazie all'imprenditore Martino, ma grazie soprattutto al maestro Opoloni, che appunto ci ha fatto vedere come si può, che ci ha spiegato insomma la realizzazione del gelato live. Tanti gusti, maestro, abbiamo detto, ci sono ormai in commercio, mi viene in mente il gusto a bacio, il gusto a pistacchio, il gusto addirittura per accontentare i più piccini al plasmon anche, no? E adesso anche questo nuovo gusto, ovvero la mela a Norca. Ma io volevo chiederle, maestro, ma nel momento in cui si decide di mettere poi in commercio un nuovo gusto, a chi è affidato poi l'assaggio finale? Chi lo decide se va bene o non va bene? Allora, noi quest'anno abbiamo aperto la scuola di gelateria a Milano, quindi Artico ha un punto vendita a Milano, ovviamente abbiamo a Napoli il nostro riferimento più importante. Inauguriamo anche Napoli? Sì, e poi abbiamo la scuola di gelateria, quindi noi formiamo le persone che poi andranno ad aprire gelaterie. All'interno di questa scuola facciamo ovviamente sperimentazione, quindi tutti i prodotti nuovi, tutta la ricerca, gli abbinamenti li facciamo all'interno della scuola. Questo poi ci porta a lavorare con più tranquillità e ovviamente abbiamo un gruppo di assaggio, che è ovviamente il classico, abbiamo c'è i nostri clienti di riferimento. Vince la maggioranza? E poi abbiamo attuato un sistema abbastanza semplice ma molto carino. Cioè la gelateria, ovviamente di Milano perché è attaccata alla scuola, ha un reparto all'interno del banco vendita dedicato ai gusti della scuola. E quindi sono gusti che vanno testati, no? Bene. Per cui noi andiamo a verificare la bilanciatura, la struttura, la spatolabilità, il gusto, e poi lo sottoponiamo ai nostri clienti. Perfetto, quindi si dà la possibilità, maestro, anche a noi giovani di potersi introdurre in questo nuovo mondo artigianale. Non dimenticare una passione che tra l'altro è anche retaggio della nostra infanzia, dei nostri ricordi infantili, quindi si perseguita ancora nel tempo a mangiare bene in qualità che cosa? Il gelato, che in realtà non si abbandona mai in nessun periodo dell'anno, no, vero? Anche se ci avviciniamo a Natale. Al di là del fatto che poi il gelato è salute, gelato è tanti tanti effetti, ma anche buon umore, cioè, certo, lo tante, dicevo. Tante volte la giornata storta si risolve con un colpo di gelato, un buon gelato, e l'umore torna su. Ringraziamo il maestro gelatiere Poloni per questo spazio, per averci delucidato insomma su tutte le caratteristiche del gelato. Ma adesso smorziamo un po' i toni, perché tra pochissimo io vi invito a restare ancora con Mattina 9. Sapete che oggi è la giornata mondiale contro la violenza femminile. A tal proposito abbiamo per voi pubblico di Mattina 9, un'intervista esclusiva realizzata dal nostro Espedito Pistone ai genitori di Stefania Formicola, che è stata l'ultima vittima di violenza, di uxoricidio precisamente, uccisa dal marito. E noi avremo la testimonianza qui a Mattina 9 dei genitori che appunto hanno parlato con Espedito Pistone. Quindi restate con Mattina 9, non mancate pubblicità.